Come si fa a finire la partita in questo modo? Io poi me la prendo sempre abbastanza con i giocatori perché sono i giocatori che vanno in campo, ma anche stavolta Di Francesco ci ha messo un po' del suo. Insomma, è la solita Roma che al primo errore, alla prima cosa contraria, crolla. A Bologna era stata l'occasione di Falcinelli, contro la SPAL un rigore. Questa tensione poi l'abbiamo sentita anche in Champions, perché se non era per il Sallucchione, perché lo chiamano Sallucchione, nei primi 30 minuti anche questa partita avrebbe preso una piega brutta. Ma così non è stato, infatti abbiamo demolito l'avversario con l'ennesima prova convincente in Champions. Quindi a questo punto l'obiettivo della Roma è chiarissimo: snobbare il campionato per puntare tutto sulla Champions. E l'obiettivo primario della Roma è la Coppa dalle grandi orecchie. E allora, o facciamo giocare dei giocatori o una squadra solo in Champions, visto che c'è qualcuno che dice che la Champions è più bella, oppure mettiamo la musichetta della Champions anche di domenica. E ora testa al Napoli e forza Roma!